Ora vi spiego dove la vera rivoluzione dell'intelligenza artificiale avverrà e non è dove voi vi aspettate, o meglio, non è esattamente lì. Ora noi viviamo di processi, molti processi sono meccanici, le persone ci mettono la testa per fare determinate attività, molte di queste attività possono essere velocizzate. Quindi l'intelligenza artificiale sì, farà delle cose strafighe, creerà dei robot che permetteranno di muoversi nello spazio e interagire con gli umani, le macchine di guidare da soli, agli aerei di guidare ancora più da soli, già guidano da soli, a dei droni di portarci la roba sotto casa 10 minuti dopo che l'abbiamo acquistata. Però questa è la cosa più banale. La vera rivoluzione sarà quella dei processi, che alcuni chiamano di back office. Sarà possibile interagire con una persona, aprire e chiudere un conto in banca, interagendo con un umanoide e facendolo in un click. Sarà possibile aprire, chiudere, interagire, fare, scrivere lettere in una velocità inimpensabile. Dovete fare un ricorso, non dico che non serve più l'avvocato, probabilmente ci sarà un avvocato diverso, più rapido, un commercialista ancora più automatizzato per alcune cose. Non si toglie l'umano, ma molti dei processi saranno automatizzati. E questo è quello che sarà la vera rivoluzione dell'intelligenza artificiale. L'uomo al centro, che controlla, verifica e ti aiuta e interagisce con te su alcuni aspetti, ma tutti questi processi di back office totalmente automatizzati e con quella che in informatica viene chiamata the single version of the truth, cioè tutte le tue informazioni in un centro, per cui quando tu interagisci l'azienda sa esattamente tutte le tue informazioni, non dice ah scusi, deve parlare con l'altro dipartimento per avere informazioni, perché avranno tutto. E questa sarà, a mio avviso, la vera rivoluzione.